Ciao a tutti ragazzi e bentornati qui sul canale di Ninedu. Comunque, quest'oggi c'è un video unboxing, da tanto che non ne faccio uno, che poi ci sarà anche la recensione del Huawei Y6 Pro 2017. Ragazzi, l'ho preso, me l'ha dato la 3, che è passato la SIM che uso con voi a 3 perché mi davano tanti giga. Comunque cercatemi, avete voglia di chiedere consigli. Comunque, 128 giga, non metto a fuoco, e metto a fuoco, cavolo. Dovrò prendere un'altra videocamera per i video. Comunque, questa è la pellicola, non so, qui a farvi vedere. Poi c'è il contratto, la SIM nuova, la cover in verde come piace a me, quella così, di quella economica dei cinesi. Comunque, allora vi dico un po' le caratteristiche, anche se non si capiscono bene. Sì ragazzi, adesso ho messo a fuoco, avevo un problema, comunque dovrò cambiare sta fotocamera per forza. Comunque, fingerprint, cioè il Touch ID come Apple. Allora, in metallo, 13 megapixel, 1020 mAh la batteria. Comunque lo sto aprendo con voi in diretta, non so se c'è o non c'è il telefono, è da tanto tempo che me l'hanno dato. Ho dovuto aspettare perché praticamente cambiare Windows con 3, perché ero Windows, prima ero Kenya, ma Kenya non fa abbastanza bene. Comunque stavo dicendo, per cambiare il gestore, siccome il gestore interno, cioè la Windows è interno, ormai stata acquistata dalla 3, dovete per forza, vi dico per forza, aspettare un po' di tempo, perché così no, vi fanno pagare la portabilità, perché, anche perché io, siccome ho già una SIM 3, è quella che uso io personale, cioè praticamente la SIM Wind me l'hanno passata perché hanno visto che sono cliente 3, mi trovo meglio con 3, anche perché non mi prende dove sto, perciò mi hanno fatto questo favore, perché normalmente neanche si può fare. Comunque, apriamo il telefono, cioè comunque è giusto che vi dico le prime impressioni, le prime cose mi è successo. Comunque, qui c'è il telefono, il smartphone, mi ha dato con la promozione, perciò non l'ho pagato. Cosa devo dire? Bello smartphone, bel smartphone, tutto nero. È da tanto che non prendo un telefono nero, cioè gli iPhone tutti bianchi, 6S, anche l'iPhone X, e questo, vi giuro, ritornare a un telefono nero è qualcosa di geniale. Comunque ben assemblato, c'è il metallo, le plastiche qui sono ben fatte, ben saldate. Comunque 13 megapixel, vi ricordo, e 5 quella frontale. Comunque andiamo a vedere cosa c'ha più da vicino la nostra scatolina. Comunque vi dirò che ci sarà il video recensione, sì lo farò per voi. Poi spilletta per estrarre la SIM, qui stile Apple, ormai tutto in stile Apple, qui stile Apple. Ci sono le caratteristiche dello smartphone, ma perché fanno tutto il stile Apple, non capisco. Comunque, delle cuffie in stile Apple, cavo dati, micro USB, USB da una parte, qui c'è il caricabatterie classico di Huawei. Comunque, li mettiamo tutto dentro. Cosa vi devo fare vedere? Allora, vi voglio fare vedere l'accensione di questo Huawei Y6 Pro, sperando che si accende. Ah, qua è il tasto di accesso, scusate, perché ho mai guidato con iPhone X che ce l'ho qui. Comunque, Power for Android, cioè da un po' di tempo che non ho un Android nelle mani ed ho scelto di ritornare alla vecchia gloria, ad Android. Comunque io vedrò come va e poi vi farò sapere, vi farò un video recensione a parte. Allora, da una persona che viene
perché io vengo da iPhone. Ah, questa è praticamente una pellicola protettiva, cioè. Ma io ho preso quella in vetro. Comunque, da una persona che viene da iPhone X si vede che il vetro non è quello di un iPhone. Però gli Android, ragazzi, sono molto molto simpatici. Comunque, qua già appena acceso, termini di servizio. Vabbè ragazzi, io farò tutto da solo, lo proverò e poi vi farò un video appena ho le idee chiare di cosa stiamo parlando. Comunque io vi ringrazio ragazzi e noi ci vediamo qui sempre in un prossimo video. Grazie ragazzi.